Buongiorno a tutti, per la terza giornata del torneo ex alunni Unimed in campo nella seconda sconfitta stagionale 4-0 nei confronti della Real Menteforti. La prova del capitan Fortuna, Renato, qui al mio fianco. Bella la prova di Massimiliano Di Stallo. Cominciamo con te, Renato. Stai giocando una volta al centrocampo, una volta all'attacco. Avete lo spirito giusto per divertirvi. Oggi avete portato gente comunque che si è mossa bene, come i fratelli, se non sbaglio, Costa. E avete rimediato una sconfitta, ma soprattutto nel secondo tempo, con un portiere di ruolo, avete giocato bene, e poi bravo il loro portiere a evitare che si riaprisse l'incontro. Esattamente, hai fatto un'analisi perfetta. Abbiamo iniziato male, in inferiorità numerica, senza portiere, che in questi campi, con queste porte, è fondamentale. E quindi già partita compromessa nel primo tempo. Nel secondo è girata meglio la squadra, e quindi insomma confidiamo che ci possa essere un miglioramento per la prossima partita, anche chiaramente nei primi 30 minuti, che sono fondamentali. Quindi ripartite da questa ripresa, dove comunque avete giocato, avete tenuto testa a una squadra che l'anno scorso è arrivata in finale, una squadra che è sempre lo stesso organico, quindi si conoscono. Diciamo che puoi ritenerti soddisfatto. Sì, per il secondo tempo sì. Chiedo un po' di impegno in più. Stiamo cercando di creare un gruppo che sia comunque affiatato. Come diceva il Cavaliere, cerchiamo di accattare questa amalgama. Piano piano forse ci riusciremo, non lo so. Comunque l'importante è divertirsi e non farsi male. Farete una corretta che comprerete sicuramente. Renato, grazie per essere stato con me. Massimiliano, tre gol importanti contro una squadra che nel secondo tempo veramente vi ha messo sotto, forse avete abbassato la guardia. Una vittoria importante, diciamo, l'obiettivo è sempre quello di arrivare in finale come l'anno scorso. Esattamente, l'obiettivo è sempre quello di arrivare in finale, ma stavolta vincerla. L'anno scorso è stata una partita incredibile, abbiamo perso i rigori. Sì, devo dire, come ha letto benissimo il mio caro amico avversario, nel senso che siamo stati bravi e devo dire anche un po' fortunati a chiudere la partita al primo tempo, perché quando ogni palla gol si concretizza chiaramente, e sul 4-0 la partita insomma dovrebbe essere chiusa. Loro hanno giocato molto bene nel secondo tempo, ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo avuto un calo fisico, io personalmente rientravo dopo 15 giorni, ho avuto un infortunio abbastanza serio. Devo dire, mi è riuscito tutto, sono proprio il calcio è bello anche per questo. Noi puntiamo chiaramente ad arrivare in finale, la squadra è buona. Non so se arriverà anche qualche altro rinforzo, ma comunque la squadra è buona. Probabilmente abbiamo un problema proprio di tenuta per i due tempi, nel senso che poi molliamo, e in questi campi con una squadra buona quando si molla si perde, come è successo appunto l'anno scorso. Quindi vedremo, ma siamo ottimisti. Oggi mancava Bonaccorso, perché oggi sconta la prima squalifica, due rifilate, e Gianluca Russo non si sa con chi sta giocando, e Croce e Delizia, nello spogliatoio di questa squadra. E io credo che di solito siete tanti, oggi eravate veramente contati, è venuto Gigi Di Stefano alla fine a dare manforte. Però cos'è successo? C'è magari qualcuno secondo te che, non giocando, ha preferito non venire più, perché eravate tanti una volta? No, non penso che sia questo. Il problema è che abbiamo la nostra età, famiglie, e non è facile dare conto a mogli e a tutto il resto. Quindi no, io la leggo soltanto come un problema di carattere pratico, nulla di più. No, non penso che ci siano polemiche. Chiaramente poi quando si va più avanti tutti vogliono giocare, ma questo si sa. Però io penso che siamo tutti amici, assolutamente, non ci saranno problemi. Quanto a Gianluca, è solo delirio. A mio modo di vedere, anche se lui è uno che mi critica sempre, Gianluca è eccezionale, è veramente il valore aggiunto. Chiaramente con lui la squadra acquisisce un livello eccellente, possiamo puntare davvero a vincere, ma penso che lo sapete, Gianluca ha avuto un bruttissimo infortunio, una frattura, per cui lo aspettiamo veramente tutti con ansia. Lo aspettiamo anche noi dello staff, perché comunque tu e lui ci deliziate sempre al centrocampo. Ti ringrazio, Massimiliano. Grazie per esserti concesso con me davanti alla telecamera. Grazie da Francesco Patti, è tutto, grazie a Marco Saitta per le riprese, arrivederci, alla prossima giornata.